Benvenuti a questa puntata di Stampa e Vangelo. Ditemi se la connessione è decente, perché siamo in una posizione diversa dal solito e dunque tecnicamente dobbiamo valutare l'impatto dell'audio, diciamo così, molto banalmente. È arrivata Barbara Putignani con Anna Russo, con Andrea Cavenaghi, con Cinzia Gioia. Se mi date la notizia della qualità, diciamo, dell'audio, posso andare avanti con la diretta. Ci sono anche Massimo Togna, Mary Rossi, anzi Massimo Togna ha subito condiviso il video, lo ringrazio molto. Saluto anche Moreno Lovat, Fabio Cesari, Lili Cossu. Se posso chiedervi, oggi facciamo un'innovazione: oltre alla condivisione sul vostro profilo, potete invitare alla diretta i vostri amici direttamente. Quindi, se fate un po' di click di invito agli amici che possono essere interessati alla diretta di Popolo della Famiglia, diamo delle informazioni. Oggi sarà una giornata molto tecnica, una puntata molto tecnica, qui daremo delle informazioni, poi abbiamo alcune tematiche e alcune risposte anche da dare a giornata particolarmente polemica c'è stata ieri, e quindi forse è utile. Fate un mi piace e un condividi. Allora, ci sono tanti protagonisti: Alberto Cerutti, candidato sindaco a Borgo Manero, ieri ha fatto un'iniziativa con Massimiliano Amato di particolare successo. C'è la Franco Lincetto, il più alto in grado tra noi, visto che è un vice sindaco eletto dal Popolo della Famiglia a Cordenons. C'è Giovanna Arminio, anche lei eletta dal Popolo della Famiglia a Bolzano. Noi abbiamo lo Stato Maggiore oggi del Popolo della Famiglia, e è bello ritrovarci in così tanti. Ho visto Mary Rossi del Popolo della Famiglia di Padova, Bobac Falamachi, Sara Pugliatti Lucani, Emanuele Giachetta. Dunque, vi dicevo, se si può oggi fare, oltre alla condivisione, diciamo, oltre alla condivisione sulla vostra pagina, anche l'invito ai vostri amici a raggiungerci in diretta, così le cose di cui parleremo oggi, un venerdì che è il penultimo, avvia il penultimo weekend di campagna elettorale, saranno, diciamo così, arriveranno a più persone possibili. Saluto Silvia Lucchetti. Silvia, sono arrivate anche le notifiche, ci informa, benissimo. Saluto Nicolò Marino, Bobac l'ho già salutato, ecco Don Francesco Morcavallo, Julius Garibold, c'è Albino Marino, e allora siamo davvero in molti. È arrivato anche Marco Scicchitano, che sta avviando, Marco Scicchitano, non ricordate, uno dei quattro moschettieri con cui cominciammo un percorso insieme a Costanza Miriano, Don Padre Maurizio Botta, che è stato forse prodromico per tutto ciò che poi ha portato al Family Day. Adesso sta concentrandosi su un'iniziativa sul tema della pornografia, che insieme al suo progetto Pioneer, secondo me, sono davvero elementi positivi dello sforzo di Marco come psicoterapeuta, in un campo dove essere psicoterapeuti cattolici è estremamente difficile. Don Francesco Colamonaco ci manda la sua benedizione, come tutto il Popolo della Famiglia, grazie davvero. C'è anche Don Francesco Morcavallo, c'è Emiliano Velasco. Silvia Lucchetti ci informa che quando fa gli inviti si blocca la diretta. Vai a capire come funziona questa nostra tecnologia. Saluto Saveria Perri, Federica Vacca, Claudio Iacono, che dice: dai che siamo già sopra il 3%, wow. Bello l'ottimismo del nostro candidato sindaco ad Assisi. C'è Paola Belletti, la saluto sempre, ormai diventata una star, scrittrice, lavora per Aleteia, insomma un bellissimo percorso quello di Paola, che sono lieto sia partito dal quotidiano La Croce. Saluto Piera Giacometti. Saluto Silvia Lodà, che è arrivata ieri, grande successo di Gianfranco Amato in quel di Tor Sapienza, ancora una volta piazza piena, e prima volta, se non ho capito male, di Gianfranco e Povia in una piazza pubblica all'aperto, quindi grandissimo
grandissimo successo di Gianfranco e di Giuseppe. Bene, siamo molto contenti. Saluto Ninnarello, Pietro Fanara, Giuseppe Pileio, Mira D'Angelo. La puntata di oggi di Stampa Evangelo la dedichiamo alla piccola Sara. Sara è una ragazza di 20 anni che è morta ieri in un incidente stradale. Ne muoiono tantissimi di ragazzi in un incidente stradale, purtroppo ogni anno sulle strade del nostro paese. Sara ci è particolarmente cara, è figlia di due candidati del Popolo della Famiglia a queste elezioni, che ovviamente ora stanno soffrendo in maniera inenarrabile. Sono Dario e Carmela, siamo vicini e abbracciamo i nostri due candidati. Sono due candidati della lista di Mirko De Carli alle prossime elezioni a Riolo Terme. E ovviamente la puntata di oggi la dedichiamo pienamente a loro, la dedichiamo in uno spirito di preghiera affinché il padre accolga Sara nel suo regno, questa splendida ventenne morta, purtroppo semicarbonizzata in questo incidente stradale di cui ho avuto notizia proprio mentre anch'io ero in autostrada insieme proprio a Mirko, trasportandoci da una città all'altra, e ovviamente questa cosa ci ha straziato il cuore. E a Sara e ai suoi genitori è dedicata la lettura del Vangelo di oggi, e sono certo che tutti gli amici e i fratelli e le sorelle del Popolo della Famiglia vorranno stringersi in questa preghiera per la figlia di due nostri candidati. Il Vangelo è quello di Giovanni, siamo nel capitolo 16 è un Vangelo in cui in tutta evidenza c'è una risposta a questi genitori. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è afflitta perché è giunta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuta al mondo uomo. Così anche voi ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Piangerete, e vi rattristerete. Questa è parola del Signore. Purtroppo il dolore che abbiamo, che ci attraversa la nostra vita, attraversa davvero l'esistenza di una mamma, di un papà. Ma la promessa è questa: la vostra afflizione si cambierà in gioia. Questo è il tempo, questo è il Vangelo di oggi. La vostra afflizione si cambierà in gioia. E noi crediamo in questa promessa. Punto. Noi crediamo in questa promessa. La nostra afflizione si cambierà in gioia. È la parola del Signore di oggi, è il Vangelo di oggi, che ovviamente dedichiamo a due genitori vivono un dolore che è inenarrabile. E piangiamo con loro,
perché siamo un gruppo di amici, siamo un gruppo di fratelli e piangiamo con loro, come è inevitabile che sia. E nonostante questo, nonostante tutto ciò che attraversa le nostre vite in maniera straordinaria, in maniera terribile per certi versi, dobbiamo essere forti, dobbiamo essere capaci di affrontare tutto questo, dobbiamo essere qualche volta anche molto duri, perché la vita ci costringe a questo. E spero che Mirko De Carli vorrà estendere ai nostri amici candidati a Riolo Terme il nostro dolore, ma anche la lettura di questa pagina di Vangelo. La vostra afflizione sarà mutata in gioia. Questo è il Vangelo di oggi. Questa è la parola del Signore di oggi, che noi consegniamo ai nostri fratelli e amici che in questo momento stanno affrontando la più terribile delle sofferenze. Questo è promessa. Questo è promessa, questo è l'impegno assunto da Cristo nei nostri confronti e il dolore che proviamo è consolato dal fatto che Cristo non mente, che Cristo non mente. E allora con questo, uniti davvero nella preghiera, uniti nel dolore, ma uniti nella fede e uniti nell'idea che l'afflizione di questi genitori, come l'afflizione che attraversa ciascuno di noi, in vari momenti della nostra vita sarà tramutata in gioia, forti di questa promessa. Andiamo avanti in una battaglia, che è una battaglia sempre complessa, difficilissima, piena di fatica, ma che ci porta anche a incontrarci con tante migliaia di persone. Adesso vedo Marilu che scrive: sono in diretta da Savigliano, volantinaggio a manetta. Io adesso prenderò un treno, farò i miei bravi 800 km quotidiani e raggiungerò i nostri amici piemontesi. Prima andrò a Grugliasco, anzi vi informo, stasera alle 20:30 c'è il comizio del Popolo Famiglia a Grugliasco per una delle nostre candidate sindaco, una donna, una mamma ancora una volta che presta il suo tempo gratuitamente al Popolo Famiglia. Si chiama Lucianella Presta, una coraggiosissima donna che non ha mai fatto politica in vita sua e che ha deciso di esserci in questa battaglia perché considera fondamentale in questo momento battersi per la verità. Saluto Giuseppe Pecoraro che scrive: ci vediamo a Grugliasco, Mario, e ci vediamo stasera alle 20:30 per il comizio di Grugliasco. Saluto Saveria Perri, saluto Alba Nuova, saluto Elena Taddei, saluto Nancy Drew, Consuelo Nespoli che è arrivata in ritardo. E allora, forti del nostro stare insieme, del nostro essere famiglia, noi stessi come popolo della famiglia, andiamo a questa questo penultimo fine settimana di campagna elettorale. Come ho detto, lo spiego a Don Filippo Cotroneo che si è appena collegato. Abbiamo avuto una notizia di un lutto di una bambina, ragazza di 20 anni, morta in un incidente stradale, figlia dei nostri due candidati a Riolo Terme, quindi abbiamo pregato per lei, grazie anche al Vangelo del giorno che era particolarmente intenso per questa triste evenienza, diciamo così. Saluto Irene Staiano, saluto Paolo Pasanisi Zingarello. Allora, vorrei dare delle indicazioni concrete, perché adesso siamo entrati in una fase in cui i giornali proprio oggi cominciano a riempirsi di sondaggi sulle amministrative. Adriano Petracchiola dice: ti sei pettinato coi mortaretti. In effetti non mi sono pettinato stamattina, è stata una giornata un po' particolare e no, non mi sono pettinato neanche, ve la tenete così, insomma. Dicevo, stanno apparendo tutti questi sondaggi in giro, sono alcuni estremamente incoraggianti. L'altro ieri ero a Crema con Luca Grossi, con Flavio Rozza, con tutti gli amici del Popolo Famiglia di Crema, e poi ieri Crema Online ha fatto un sondaggio e ha detto che il Popolo Famiglia a Crema, grazie anche al quotidiano La Provincia, che devo dire sta dando un'attenzione particolare alle nostre gesta, diciamo così, sempre ieri la pagina della Provincia
aveva Pisapia, che oggettivamente è un leader nazionale importante, con tutto il centrosinistra, il candidato sindaco uscente, che aveva lo stesso spazio sul giornale della nostra iniziativa con il Popolo della Famiglia e Luca Grossi candidato. Bene, quel sondaggio di Crema Online, che è uscito ieri, dava il Popolo della Famiglia all'8%, una percentuale talmente clamorosa che ho promesso 10 flessioni davanti al Duomo sotto il controllo di Luca Grossi, che oltre che il nostro candidato sindaco straordinario è anche un medico straordinario, eccezionale, molto amato in città, e questa è stata la nostra scelta per la candidata a sindaco. Farò 10 flessioni davanti al Duomo sotto il suo controllo medico se prendiamo l'8%. È promesso che torno a Crema, tra l'altro bellissima città, per eseguire il voto, diciamo così. Altri sondaggi anche molto interessanti, arrivo su Repubblica, che ha sondato Genova, non sondando il nostro candidato, ma lasciando un 4% sulla quota altri candidati. Poi gli altri candidati non sondati erano pare 2 o 3, vuol dire che Stefano Arrighi a Genova sta facendo un gran lavoro, così come gli amici del Popolo della Famiglia di Padova, con Mary Rossi, con Maria Verita Boddi, con Danilo Bassan, con tutti gli amici che a Padova sta facendo un gran lavoro il candidato sindaco Luigi Sposato, a Verona con lo straordinario Filippo Grigolini, Alberto Raucci, Alberto Cerutti, scusate, ha fatto ieri l'iniziativa a Borgo Manero, ad Alessandria con Locci stiamo andando benissimo, tanto saluto Bernarda Raucci, Milena Brindisi Trabona, Paola Lunghi, Alessandra Solesio e tutti gli amici che stanno raggiungendoci per questa diretta. Dunque, i sondaggi cominciano a essere incoraggianti. Nella tornata del 5, anzi, Marco Rapetti e Arrigoni ci portano una notizia bellissima. Pagnoncelli sul Corriere della Sera dice che Genova, gli altri stanno al 7,1%, ripeto, gli altri sono due o tre candidati, quindi il nostro Arrighi se la può battere. Nella tornata del 5 giugno 2016 superammo la soglia del 3% solo in un comune, che è appunto Cordenons, dove Lanfranco Lincetto venne eletto vice sindaco. La sensazione è che quella soglia, che è la soglia fondamentale per l'accesso al Parlamento, potrebbe essere superata in molti comuni. Nicola Pasquato dice facciamo fra il 6 e l'8%. Non esageriamo, noi dobbiamo cercare semplicemente di fare. Abbiamo fatto una media nazionale dell'1,07% il 5 giugno 2016. L'11 giugno 2017, sui territori dove ci siamo presentati, vorremmo avere una media nazionale possibilmente doppia rispetto a quella di un anno fa. Vorrebbe dire che il lavoro è stato fatto in maniera importante, vorrebbe dire che siamo ben oltre il 2%, e vorrebbe dire che il 3% nazionale è davvero alla nostra portata. Questo è l'obiettivo che ci stiamo imponendo. Allora il tema è anche come. A questo punto vi chiedo davvero un mi piace, un condividi, l'invito a tutti i nostri amici a seguire la diretta, perché vi darò delle indicazioni concrete, operative, per raccogliere i voti. E come si vota? Perché questa è una cosa complicatissima. Come si raccolgono i voti? Come si fa consenso in queste ore? Lo si fa spiegando materialmente alle persone come si vota. Primo strumento fondamentale: dotarsi di un facsimile della scheda elettorale. Ne esistono, stampatene, costa, stamparle costerà 50 euro, 60 euro, stampatene qualche migliaio. Mettete insieme piccola colletta e investite sulla stampa del facsimile di scheda. Quella è la scheda che le persone troveranno al seggio. Qual è il modo più efficace per raccogliere il consenso? Chiedere la croce sul simbolo. Noi siamo presenti nelle varie realtà sempre con il nostro simbolo, qualche volta dentro un simbolo più grande, raramente diciamo, ma tendenzialmente il modo con cui si riconosce il voto al Popolo della Famiglia è una croce sul simbolo dove c'è scritto Popolo della Famiglia. Non è difficile, d'accordo? Questo è l'elemento basico.
Sappiate che per la follia della legge elettorale comunale italiana, se votate il simbolo, il voto viene esteso anche al candidato sindaco. Facciamo un esempio: Luca Grossi è candidato a Crema, io voto il simbolo Popolo della Famiglia, c'è un effetto che si chiama effetto trascinamento della legge e il voto arriva anche al candidato sindaco. Se voi votate il candidato sindaco, il cui nome è prestampato, c'è scritto Luca Grossi sulla scheda, e fate la X sul nome prestampato Luca Grossi, quel voto va sia al sindaco, ma non va alla lista, perché l'effetto trascinamento al contrario non c'è. Quindi il modo più corretto e più efficace per votare è fare una X sul simbolo. Se volete potete fare X sul simbolo, X sul nome del candidato sindaco, perché i voti in realtà a disposizione sono due: voi potete scegliere il candidato sindaco e la lista. All'interno della lista potete scrivere il cognome di una preferenza o di due preferenze, però di un uomo e di una donna, di candidati al consiglio comunale. D'accordo? Attenzione, capita che qualcuno si sbagli e che cosa fa? Luca Grossi è candidato sindaco di Crema, fa la croce sul simbolo e poi scrive Grossi accanto. È una scheda nulla? No, non è una scheda nulla, è una preferenza nulla. Noi dobbiamo essere presenti con i nostri candidati e magari anche con i nostri rappresentanti di lista al momento dello spoglio, alle ore 23 di domenica 11 giugno nei seggi, presentandoci prima al presidente di seggio nella giornata di costituzione del seggio di sabato alle ore 16 con il foglio di delega da rappresentanti di lista, per difendere i nostri voti. Perché qualche presidente di seggio ignorante potrebbe dire: se hanno scritto Grossi, che in realtà è candidato sindaco e dunque non si può votare scrivendo la preferenza, è nullo tutto il voto. No, è nulla solo la preferenza, mentre rimane evidente il voto sia alla lista Popolo della Famiglia che al candidato sindaco Grossi. Queste cose bisogna saperle, sono cose tecniche, ma bisogna saperle, i candidati del Popolo della Famiglia le devono conoscere. Per questo vi chiedo il mi piace, condividi a questa diretta per conoscere davvero come si deve votare in maniera corretta. La cosa più semplice, qui c'è Retro Rosa e non ho risposti, è fare X sul simbolo e basta. Poi ci sono molti candidati che devono ricevere la preferenza per il Consiglio Comunale. Insomma, il modo più complicato è sempre il modo dove si fanno gli errori, però il modo semplice è croce sul simbolo. Se volete mettere la preferenza, scrivete la preferenza accanto al simbolo e fate pure una X sulla croce del candidato sindaco. Attenzione, la legge per i consigli comunali consente quello che si chiama voto disgiunto. Cosa vuol dire voto disgiunto? Vuol dire che, per esempio, in alcuni comuni diranno: ah, ma io non posso disperdere il mio voto perché c'è la corsa tra il centrodestra e il centrosinistra. Gli potete dire: va bene, vota il candidato sindaco del centrodestra, però la voto alla lista dallo al Popolo della Famiglia. Si può fare nella possibilità della scheda. Vedo che è arrivata Alessandra Mondelli di Borgo Manero. Si può benissimo, ieri iniziativa come ho detto con Alberto Cerutti e Massimiliano Amato, si può benissimo votare il sindaco di un'altra coalizione e la lista del Popolo della Famiglia. Oppure si può votare, per esempio a Borgo Manero, Alberto Cerutti sindaco e la lista di un'altra coalizione. È consentito il voto disgiunto. Questo è uno strumento da non consigliare ovviamente ai nostri. I nostri devono votare in maniera ordinata e compatta Popolo della Famiglia e candidato sindaco del Popolo della Famiglia. Ma se trovate qualcuno che è magari dubbioso, che sta più vicino al centrodestra, sta vicino a altre opzioni politiche, gli potete dire: vota comunque Popolo della Famiglia o vota comunque il nostro simbolo, tanto ti resta l'altro voto da poter esprimere. È consentito, lo ripeto, il voto disgiunto. Sono stato chiaro? Si può fare, non è illecito. Ovviamente un solo voto a una lista, un solo voto a un candidato sindaco. Non si può votare a Borgo Manero, Cerutti sindaco, Popolo della Famiglia e Forza Italia. Non si può fare.
un voto a una lista, un voto al candidato sindaco. Questi due voti possono essere disgiunti. Ecco, questo voglio dirlo, non è quello che dobbiamo andare in giro, dobbiamo fare in giro la campagna per il voto disgiunto. Fatemi salutare Giovanna Bonazzi, Damiano Colombo, Michele Ferriani, saluto l'amica Angelica di Damiano Colombo. No, noi non facciamo campagna per il voto disgiunto, noi facciamo campagna per il voto al nostro simbolo. Croce sul simbolo con effetto trascinamento inevitabile per legge sul candidato sindaco. Non è vero il contrario, se vuoi il sindaco non voti automaticamente la lista. Quindi modo migliore, croce sul simbolo. In alternativa, croce sul simbolo e croce sul candidato sindaco. Se trovate dei dubbiosi, che non hanno magari la voglia di votare proprio pienamente per noi, gli possiamo chiedere il voto almeno o al nostro candidato sindaco o alla nostra lista. Gli resta l'altro voto da assegnare secondo le proprie inclinazioni, diciamo, di natura politica, visto che noi siamo nuovi e interveniamo sul mercato politico, come si dice, che è già cristallizzato. Ci sono persone già di centrodestra, persone già grilline, persone già di centrosinistra, ma magari apprezzano quello che stiamo facendo sui territori e dunque potrebbero avere voglia comunque di sostenerci. C'è una modalità, si chiama voto disgiunto. Quindi imparate queste technicalities, difendiamo i nostri voti, prepariamoci a essere presenti nei seggi. I candidati possono entrare in tutti i seggi della propria città, d'accordo? Quindi i candidati hanno possibilità di intervento nella procedura elettorale in qualsiasi momento. Possono assistere e non intervenire, però basta esserci. Rossella Paone ci ricorda, già l'abbiamo citata, la grandissima serata di ieri a Tor Sapienza di Gianfranco Amato con Giuseppe Povia. Marcello Baldini chiede: ma nel voto disgiunto si può mettere la preferenza al consigliere? Certo, accanto alla lista che voti puoi mettere anche una preferenza al consigliere di quella lista. D'accordo? Arrivata anche Maria Verita Boddi, nostro capolista a Padova. Lo ripeto, si vota simbolo, croce sul simbolo. Come si vota? Prima cosa per raccogliere il consenso in queste 2 settimane è spiegare alla gente come si vota. Dunque, croce sul simbolo del popolo e della famiglia. Per noi è facile, ovunque siamo presenti, con il nostro simbolo. Voto ancora migliore, croce sul candidato sindaco, croce sulla lista. D'accordo? Perfetto. Persona dubbiosa di centrodestra che dice: ah, voglio votare il candidato di centrodestra, altrimenti si disperde il voto. Vabbè, voto del candidato di centrodestra, ma il voto alla lista dallo a noi. Si può fare, si chiama voto disgiunto. Così come si può votare una lista del centrodestra e il candidato sindaco nostro. L'elettore dispone di 2 voti su una stessa scheda, uno per il sindaco, uno per il simbolo. E poi le preferenze che devono essere di quel simbolo per il candidato al Consiglio Comunale. I 2 voti, quelli fondamentali, al sindaco e alla lista, possono essere disgiunti. Ovviamente, ripeto, la nostra campagna elettorale è per il voto univoco al simbolo e al sindaco nostri, ma se qualcuno ha dei dubbi di quelli periferici, si può fare questa opzione, d'accordo? Spiegare alle persone come si vota, portare il facsimile di scheda elettorale all'attenzione delle persone che votano è un servizio che fate alla cittadinanza e spesso è un servizio apprezzato al punto tale diciamo, è uno strumento utile di campagna elettorale. Spiegate alla persona, molta gente non sa neanche che si vota, gli dite tutte le cose precise, si vota l'11 giugno. Si vota l'11 giugno dalle 7 alle 23. Dovete portare con voi un documento e oltre al documento dovete avere la tessera elettorale. Se la tessera elettorale non ce l'avete o gli spazi per i timbri sono esauriti, dovete andare a chiedere un duplicato della tessera elettorale presso il comune di residenza, che è aperto anche il giorno delle elezioni. Per votare dovete esprimere sulla scheda giusta, quella che ci interessa a noi per il Consiglio Comunale. E a Verona, in particolare a Verona, anche nelle 8 municipalità in cui è divisa la città, sono le 8 circoscrizioni, quindi a Verona riceveranno 2 schede, una per il Consiglio Comunale, una per il Consiglio Circoscrizionale. Noi sulla scheda del Consiglio Comunale e solo a Verona, anche sulla scheda del Consiglio Circoscrizionale,
votiamo con una croce sul simbolo del popolo e della famiglia. Questo è il nostro voto perfetto. Ancora meglio, croce sul simbolo, croce sul sindaco nostro. Ancora meglio, croce sul simbolo, croce sul sindaco e assegnazione delle preferenze accanto al simbolo. Con i dubbiosi c'è l'opzione del voto disgiunto. Possono votare il nostro sindaco se votano un'altra lista o la nostra lista se votano un altro sindaco. Sono stato chiaro? Allora, questa puntata, utilizzate questo tutorial, come si dice, per averlo ben chiaro in testa, sapendo che dalle 23 di domenica 11 giugno dovete stare nei seggi a controllare lo spoglio, altrimenti ci fregano i voti, d'accordo? Lavoro dunque di nomine dei rappresentanti di lista e presenza dei candidati all'interno dei seggi per difendere i nostri consensi. Vedo che ci sono amici di tutti i gruppi che sono sul territorio, da Alessandra Mondelli di Borgo Manero, Maria Vita Boddi, è arrivato anche Attilio Negrini da Brescia, c'è Francesca Bruschi, Felice Riccardi, c'è Mauro Turrini, il capolista di Riolo Terme, e abbiamo dedicato l'inizio della puntata agli amici addolorati di Riolo. Grazie Mauro, spero fare anche tu da tramite per le condoglianze a tutti i nostri amici inevitabilmente addolorati dell'intera lista, ovviamente, di Popolo della Famiglia Riolo Terme. Ieri si è insediato Marcello Baldini, il nostro eletto al Consiglio Circoscrizionale di Ravenna nel territorio del mare, e auguri davvero a Marcello Baldini. La notizia arriva da Stefano Gardini, ancora un eletto del Popolo della Famiglia, continuiamo a crescere nelle istituzioni. Saluto Stefano Capola, saluto Elisabetta Marraccini da Avezzano, Antonio Baro dice ottima spiegazione, ecco, usate questo tutorial, lo dico, usate questo tutorial per l'espressione del voto, e anche perché fare lezione su come si dà il voto è una modalità con cui si fa campagna elettorale. Saluto Luigi Papetti, dedico un minuto alla polemica di ieri. È uscito un surreale comunicato di Massimo Gandolfini rispetto a questo saluto che ci siamo dati alla Marcia per la Vita. Non farò polemica. Ieri tutti sanno, mi è stato chiesto di fare un controcomunicato, non l'ho voluto fare. Ho detaggato tutti quelli che mi taggavano sulle varie commenti e non ho partecipato in alcun modo a una polemica che ritengo davvero misera e surreale. Un minuto lo prendo solo per raccontare i fatti, che per fortuna sono suffragati da 100 testimoni che avevo a fianco. 100 testimoni, non uno, 100, che lo possono raccontare perché erano lì. Ero seduto alla fine della Marcia per la Vita, avevamo fatto la diretta, una diretta a cui fra l'altro avevano partecipato con simpatia anche Filippo Savarese, era intervenuta, era passata anche la Ruiu. Ero seduto su un gradone e mi hanno detto: guarda, a 5 metri da te c'è Massimo Gandolfini che sta lì da solo, mentre noi eravamo un po' tutti a farci selfie, al gruppone del Popolo della Famiglia, abbiamo fatto il servizio d'ordine, eravamo in moltissimi a partecipare del PDF. Ho riflettuto per qualche minuto, perché quando mi è stato detto non mi sono mosso, e poi ho pensato due cose. La prima cosa è che Massimo non sarebbe mai venuto da me. La seconda cosa è che due persone che hanno fatto una battaglia così straordinariamente bella insieme non potevano stare a 5 metri di distanza fingendo di ignorarsi o fingendo di non vedersi. L'ho trovato quel momento, quello quando mi è stato detto, una sensazione che cristianamente mi imponeva di superare qualsiasi elemento di orgoglio e di alzarmi e andare a salutare la persona più anziana. L'ho trovato un elemento di rispetto e di amicizia che ovviamente potevo non fare, ma che il mio essere estremo peccatore, ultimo dei peccatori, e rispetto a Massimo Gandolfini, che è un quasi santo, sicuramente
indegno, come viene detto da alcuni, ma sentivo che cristianamente il dovere e alla fine anche il piacere di poter riabbracciare un amico dopo tanti mesi di inutili discussioni valesse il gesto. E quindi mi sono alzato senza dire nulla a nessuno. Mi sono testimoni tutti quelli che mi sono a fianco e mi erano a fianco in tantissimi, senza dire nulla a nessuno. Mi sono alzato, sono andato da Massimo, l'ho abbracciato, gli ho chiesto come stava. Lui si è informato sulla nostra attività. Non è stato un saluto né frettoloso, è stato un saluto molto caloroso. Ovviamente avevamo intorno a noi migliaia di persone che partecipavano alla Marcia per la Vita, è uscita qualche foto e la cosa ha disturbato evidentemente. Non credo Massimo, che però ha messo la firma su un comunicato che è molto brutto, umanamente brutto. Credo che però non sia farina del suo sacco, gliel'ho anche scritto privatamente e quindi l'abbraccio glielo reitero. Glielo reitero e gli dico che se ricapitasse l'occasione lo risaluterò analogamente, avendo chiaro che se diamo un messaggio di unità almeno umana e di amicizia almeno umana, che non comporta evidentemente alcuna sovrapposizione di tipo politico, noi diamo un messaggio assolutamente fondamentale a tutto il popolo che abbiamo abbracciato nei Family Day, che non abbiamo portato noi, ricordiamocelo bene, lo ricorda Maria Di Nolfi e lo ricorda anche a Massimo Gandolfini, non l'abbiamo portato noi, non è un nostro popolo, noi eravamo persone di quel popolo, perché per qualche coincidenza si sono anche ritrovate su un palco. Ci siamo abbracciati su quei palchi e io continuerò a salutare e ad abbracciare Massimo Gandolfini in qualsiasi occasione ciò accada. E se lui dovesse fare l'indifferente, come accadeva alla Marcia per la Vita, mi alzerò io in piedi, che sono il più giovane, e andrò da lui e lo abbraccerò. E lo saluterò e gli chiederò come stai, perché non ho alcun astio, nessuna ragione personale di distanza e profondo rispetto della figura di Massimo Gandolfini. Meno rispetto ho delle persone che hanno prodotto quello scritto, che non credo sia uno scritto di Massimo, e invito Massimo a riflettere molto bene prima di apporre firme su scritti che lo squalificano. Che lo squalificano. Non ricordo comunicati dopo l'abbraccio e le fotografie con Angelino Alfano e il ministro Costa, i Giuda traditori del Family Day, giusto poche ore dopo le fotografie che erano state scattate alla vigilia, anzi a poche ore dal Family Day stesso. Io penso che per il nostro popolo vederci vicini, abbracciati, sia stata solo un momento di gioia, come è stato per me un momento di gioia andare a incontrare una persona con cui ho condiviso un percorso e una battaglia e cristianamente abbracciarla. Credo che se ci diciamo cristiani, un minimo di decenza nel non proclamarlo apertamente per poi arrivare sempre con la coltellata alle spalle, dovremmo provare a mantenerla. Dovremmo provare a mantenerla un minimo di decenza. E vabbè, questo è quello che è stato visto da tutti. Ecco, c'era Maria Marroso, era una di quelle che erano presenti lì accanto, c'era Silvia Lucchetti, c'erano insomma centinaia di persone, posso testimoniare che è andata esattamente così e che la strumentalizzazione non è mai stata in alcun modo. Strumentalizziamo cosa? Un abbraccio? Se poi qualcuno ha paura, che non riesce, qualcuno vicino a Massimo, non credo Massimo, che non riesce più a vendersi la rappresentanza del popolo del Family Day, se
Massimo Gandolfini e Maria Ninolfi con Gianfranco Amaro si danno un abbraccio. E quello è il problema di uno che è a caccia di una poltroncina. E lo sputo su un gesto così bello per uno che è a caccia di una poltroncina. Caro Massimo, la prossima volta evita di tirarlo. Non vale la pena. Davvero non vale la pena e ti squalifica. Stare insieme, abbracciati invece, dà gioia a molte persone. Sicuramente lo ha dato a me poter venire a salutarti e non fingere indifferenza o fingere di non vederti se stavi a 5 metri da me. Se dovesse ricapitare, lo rifarò. Magari porto un po' di disinfettante così dopo ti pulisci le mani se la cosa è evidentemente così sgradita. Ma io comunque tornerò a salutarti. Va bene, quello che avevo da dire l'ho detto, spero che insomma sia stato chiaro, perché non volevo essere reticente. Allo stesso tempo, come sapete, ieri ho rifiutato qualsiasi forma di polemica su questa vicenda. Appuntamenti, ho detto che avrei dato appuntamenti. Andiamo a parlare in giro per l'Italia di reddito di maternità, di quoziente familiare, a sostenere tutti i nostri candidati sindaco. Ho un'agenda pazzesca. Oggi, ripeto, prendo un treno tra pochissimo e vado nel profondo nord del Piemonte. Vado dunque a Grugliasco. Sì, stasera sono a Grugliasco alle ore 20:30. È arrivato anche Danilo Bassan. Un abbraccio a Danilo. Saluto Rosa Eleonora degli Esposti. Saluto Marco Graziola. Milena Brindisi Trabona. E allora ci vediamo alle 20:30, alle 20:30 a Grugliasco, mentre domani alle 17, non ci risparmiamo neanche il sabato ovviamente, ci vediamo a Savigliano. Oggi sul quotidiano La Croce vi troverete anche una letterina inviata al cardinale Bassetti sul tema del gender, perché il quotidiano La Croce continua a essere il luogo della nostra battaglia, della nostra elaborazione culturale quotidiana, e abbiamo voluto dare attenzione al cardinale Bassetti, ma anche far sentire la nostra alla presidenza della CEI sul tema del gender. C'è l'editorialino, lo leggerete, se vi va. Chi non è abbonato al quotidiano La Croce si abboni, www.lacrocequotidiano.it/abbonarsi-ora. Teniamo in piedi questa voce, perché arriva tutti i giorni sul tavolo del presidente della CEI, quindi può essere uno strumento fondamentale. È arrivato alla diretta anche Nicola Di Matteo, che si sta rimettendo dalla sua piccola operazione, ma mi sembra più in forma che mai, quindi un abbraccio forte al nostro Nicola, coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia. Saluto Anna Del Guerra. Abbiamo fatto un comunicato di Filippo Chicolini sul tema del decreto vaccini, proprio dicendo che ovviamente è importante vaccinarsi, ma addirittura arrivare a togliere i diritti genitoriali, insomma, il decreto ha più di una ragione di dubbio. Saluto Sabino Sabini, che ci ricorda che oggi alle 19 Santa Messa, in cui pregheremo per il popolo e la famiglia, e affideremo al signore Dario Carmela e la loro cara figlia. Gruppo di preghiera il Popolo della Famiglia oggi alle 19. Saluto Silvia Lodà, saluto Elisa Baldon. Allora, oggi vi ripeto, alle 20:30 sono a Grugliasco, domani a sostegno al candidato sindaco Lucia Nella Presta, domani alle 17 sono a Savigliano per sostenere il candidato sindaco Schinina, Maurizio Schinina, che insieme a Antonia Bassignana stanno facendo un enorme lavoro a Savigliano. C'è anche Antonella Bagno, c'è India Tassinari che vuole essere salutata, la salutiamo. Grazie al nostro enorme coordinatore nazionale, sempre fondamentale, persino al letto d'ospedale, ieri fronteggiava questioni senza voce, dolorante, veramente è il popolo della famiglia, diciamoci la verità, Nicola Di Matteo è il popolo della famiglia. Saluto Alessandro Cocco, che è arrivato da Trieste. Saluto Cristina Zaccanti, la nostra presidente nel Popolo della Famiglia in Piemonte. Domani non ci sarà stampa e Vangelo, non ci sarà, perché domani sono in spostamento tra Grugliasco e Savigliano, cioè tra il torinese e il cuneese.
tutte zone che devo scoprire, diciamo così, quindi devo farmi la trasferta, stampa il Vangelo, torna in diretta lunedì mattina, torniamo in diretta lunedì mattina. Vi ringrazio perché l'ultima puntata di Stampa il Vangelo ha fatto 10.000 persone d'ascolto, numeri davvero impressionanti, 10.000 persone. È un numero stratosferico. Vi ringrazio tantissimo. È arrivato Lorenzo Damiano, altro nostro candidato sindaco che sta spaccando dappertutto sui giornali, sulle televisioni. Candidato sindaco a Conegliano. A Conegliano ci troviamo il 1° giugno. Vengo a trovare anche Lorenzo il 1° giugno, mentre il 31 sarò a Monza per un'altra candidata sindaco, donna, perché le donne sono protagoniste da noi, che si chiama Manuela Ponti, brillantissima. Il ritorno, ecco la Pongi che ci informa dal coordinamento editoriale. Torniamo lunedì 29 maggio con la trasmissione al consueto orario del mattino per Stampa e Vangelo. Vi chiedo un mi piace, un condividi a questa diretta, in particolare per la fase del tutorial che può essere utile a tutti i nostri candidati e per la fase ovviamente della preghiera. Mi scuso per essermi lasciato andare alla commozione, però qualche volta siamo umani, diciamo così, non siamo macchine. Siamo umani e magari un po' la fatica, ma il dolore quando entri dentro alla testa che in quel momento può essere la testa di un tuo amico, che peraltro è un tuo candidato al del popolo della famiglia, dunque un amico, un fratello, perché noi siamo famiglia, popolo della famiglia è famiglia essa stessa. Ebbene, non sono riuscito a tenermi con la, diciamo, correttezza della trasmissione televisiva, però siamo anche questo, siamo politically incorrect anche dal punto di vista dell'eruzione di un sentimento di dolore. Scusatemi per questa debolezza. Saluto Angelica Bosio, saluto Bruno Donà, saluto Roberta Palmigiani. E allora, un mi piace, un condividi per la fase tutorial. La questione ora è la raccolta del consenso, questo è l'elemento fondamentale. I sondaggi ci danno altissimi. La trasformazione della, diciamo, simpatia in consenso è invece qualcosa di tecnico. Bisogna portare la gente alle urne e bisogna votare in maniera corretta affinché il voto arrivi nella nostra disponibilità. È un percorso complesso, difficile, facciamolo con grande nettezza e grande chiarezza, spieghiamo a tutti come si vota perché è fondamentale per l'esito della nostra battaglia. So che è stato faticosissimo per tutti, è un lavoro che dura ormai dall'11 marzo 2016, quindi stiamo parlando di 14 mesi intensissimi con tanto fuoco nemico eppure tanto fuoco amico. E nonostante tutto questo abbiamo retto afflizi, lazzi, attacchi, sollevazioni, maldicenza, di tutto abbiamo subito, di tutto, e siamo ancora qua, anzi siamo qua in crescita. Ora serve fare questo strappo fondamentale di questi 15 giorni, e oggi è il penultimo weekend di campagna elettorale, raccogliere più consensi possibili e arrivare all'11 giugno potendo dire sì, ce la possiamo fare, quel traguardo che ci siamo indicati, l'11 del marzo del 2016, cioè costruire il soggetto politico autonomo a difesa dei principi essenziali e per questo non negoziabili, sarà un traguardo che davvero potremmo toccare con mano. Grazie anche a Maria Chiara Nordio, ad Anna Russo, che ho conosciuto con un abbraccione in quel di Crema, bellissima persona, insieme al marito. Saluto Orazio Filippelli, correttezza e etichette le lasciamo volentieri a lor signori, bellissima frase, bravo Orazio. Un abbraccio a tutti voi, un mi piace, un condividi. Io vado a correre verso l'ennesima stazione con l'ennesima valigia per andare a cercare ancora una volta un gruppo di amici di Popolo della Famiglia che mi faccia sentire famiglia, nonostante sia a 800 km da casa. Un abbraccio, ancora una preghiera per Sara, da Maria di Norfina, buona giornata a tutti.